a completare un po' quello che è l'immagine del libro stesso. Professor Ricci, lui è diplomato al liceo classico, nel liceo classico, poi lui in realtà è un pesista agonista, lui comunque la sua vita è basata sullo sport, mentre la mia è basata più sull'intervenire della cultura, lui fa anche da mentali gare di bodybuilding, per esempio. Sì, Quindi cioè, interessante. questo contesto di opinioni, di genere mentis, aiuta poi a una completezza dell'immagine, dove esteriorità e interiorità si fondono e si confondono insieme. Sì, in effetti il corpo e la psiche è un argomento trattato, infatti si parla delle metamorfosi, perché così si intitola il libro, facendo riferimento a Ovidio. Benissimo, quindi da questo si può partire per parlare del libro, che sono pensieri sparsi, haiku e Singoli, simboli. rossi, ovviamente poesie che sono il mio cavallo di battaglia in questo senso. Io sono nella scena della poesia, del genere, dal 1996, quando vinsi il primo concorso di poesia spronata dalla mia professoressa di italiano al liceo. Poi sono laureata anche in lettere, quindi poi ho proseguito questo cammino. In realtà tutto è nato così, dopo un corso di poesia, liceo classico, ho cominciato a me è sempre piaciuta la poesia, ho cominciato a scrivere e la mia professoressa ha visto in me delle potenzialità, cui neanche io ci vedevo in realtà. E mi ha spinto lei, infatti nel nato libro, il libro precedente a questo, Triade, che attualmente è venduto in America Latina e in Giappone, di poesia. Lei è stata praticamente la persona che ha presentato il libro, poi dopo io adesso ho 35 anni, quindi sono passati parecchi anni dal diploma, però questa amicizia è rimasta. È Poi rimasta. arrivai quarta, l'anno successivo arrivai quarta per il Maluzzi, e quell'anno dovevi andare a Melini. Io mi ricordo che stavo Vabbè, della in stessa classifica. terza fila e mi domanda venire così, insomma. Poi ho fatto concorsi in Italia e all'estero, parecchi, ho scritto in varie lingue, ho preso numerosi riconoscimenti, tra cui anche quello dell'Ope, E quindi sì, nell'ambito della poesia. della poesia. Anche se mi diletto nell'arte, Eh sì, ho letto infatti che è poliedrica, perché è sì. campo artistico non solo della letteratura, ma leggo qua mostre pittoriche, i quadri, quindi dipinge, in Italia e all'estero. Sì, con una nota Marta Rimbevande nel 2013 ho vinto questa esposizione itinerante in quasi tutto il mondo, di nuovo in Giappone. Insomma, il Giappone mi torna sempre, io amo il Giappone, l'ho detto, e ho studiato in Giappone, però il Giappone mi torna sempre. Ed è stato bello arrivare lì a fare del Giappone, di Giappone che anche come arti pittoriche, che sembra nulla, ma la cultura orientale, che è fondamentalmente diversa dalla nostra, ovviamente occidentale, riuscire a penetrare in un luogo con una poesia non è proprio così scontato. Bisogna, cioè, in Triade, nel libro precedente, c'è stato un grosso lavoro, perché devo fare un libro con dei principi morali saldi, solidi, validi agli omnes, non trascendendo nella religione o comunque in concetti teorici troppo definiti. No, mantenerti quel filo sottile. Quella linea esistenziale che non va Esatto, nella che non facesse cultura. del male a nessuno. Esatto.
una casa editrice spagnola, io ovviamente collaboro anche con questa casa editrice spagnola da ormai 3 anni, e mentre con la Metamorfosi, per non dilungarmi troppo sui lavori precedenti, ho deciso di attuare tutto l'approvvigionamento. Questo è un libro esclusivamente in italiano, e ho deciso di donare parte del ricavato della vendita Anima Liberi Onlus, che è un'associazione animalista. Metamorfosi nasce, appunto, come dicevamo prima, dal mio risarcimento a un figlio. Allora, ci stiamo chiedendo, magari mi starete chiedendo, perché l'ennesimo rifacimento, c'era bisogno, non c'era bisogno. Sinceramente, io amo le sfide, quindi mentre nelle Metamorfosi di Ovidio, ben tutti sappiamo, sono 250 libri circa elaborati, e ogni episodio ha come origine le 5 forze motrici del mondo antico, che sono appunto l'amore, l'ira, l'invidia, il sete di conoscenza, la paura. Nella mia lezione ho utilizzato le 5 forze motrici e ne ho rielaborate ai giorni nostri. Invece del mito, che è una cosa un po' troppo astratta per il nostro quotidiano, ho preferito usare le diverse forme letterarie, perché il lessico è importante per far arrivare il concetto nell'immediatezza. Quindi in forme diverse, esatto. Si cerca di arrivare il più efficacemente possibile. Un imprinting, che non è solo un imprinting iniziale che dà la mamma al figlio, ma è quello che resta. Esatto. Quindi sono partita con la prima parte, che sono le poesie, poi gli haiku, gli aforismi, i paradossi. All'interno degli stessi, però, ci sono stili e modalità diverse nella lezione, un'ulteriore metamorfosi, un'ulteriore emozione, un'ulteriore pantarei, no? questo evolversi e dissolversi. Ci sono queste appunto mutazioni, oltretutto anche su un doppio livello. Il primo derivante comunque dall'età anagrafica, perché comunque sono state scritte repliche diverse, in età diverse, e appunto così diverse. Parlando di argomenti, degli stessi argomenti, ma visti con occhi diversi, quindi la capacità, quello mi riferisco all'età anagrafica. Poi c'è un ulteriore livello che è appunto derivato dagli influssi che circondano il quotidiano. Non solamente il mio, ma non traslare Henry Holmes, captare quello che c'è intorno e cercare di riuscire. Sì, quindi essere come un vaso di Pandora. Quindi niente lasciato a caso, in metamorfosi ovviamente, tutto è in divenire, tutto è in completa evoluzione. No, detto così, no? Ma è interessante il fatto dell'età anagrafica, cioè quindi è una raccolta che appunto racchiude prodotti che sono stati scritti in epoche diverse. In epoche diverse e stili diversi, ci sono alcuni versi di prima baciata, altri di prima fermata, altri che sono di stanza, altri sono di stile ermetico, altri, cioè cambia anche all'interno di così, cambia lo stile metico. Proprio, altri sono sonetti, ho giocato molto su questo, oltre che ho giocato su più fronti, io poi non mi metto. Immagino, la forma con cui è iniziato, con le prime poesie, quelle del concorso vinto, in che forma erano? Era verso il primo bacino baciato, ma qui siamo più affidati a tanti, sì, cioè delle cosiddette filastrocche, poi all'inizio fui criticata, troppo attenta alla metrica, sì, e alla lingua e meno appunto lo stesso. Allora facciamo un po', cominciamo a fare un flick la stanza, la stile a stanza, e vediamo come va. Sentiamoci. Io mi dico veramente esatto. Poi è un giudizio. Nella poesia non fanno il conto, è molto spesso. Sì.
confondono. Questa più attenzione alla tonalità piuttosto al contenuto, una poesia la trovo un po', una critica un po' così. Cioè, la tonalità, il contenuto della poesia e il contenuto della poesia ha bisogno di una certa forma. Altrimenti, come dicevamo prima, non arriva. Non arriva. Io lo scrivo, cose che non sento, cose che non provo, cose che non vivo. Io all'università mi sono investita perché parlo di me, ma parlo di me non raccontando esatti miei, parlo di me delle sensazioni, delle pulsioni che ho. Tutti abbiamo le sensazioni. No, chi non ha mai avuto almeno una volta nella vita una delusione d'amore? Però ecco, i miei versi non scadono in ti racconto la favoletta, questo è il concetto, cercano di dare una morale. Esempio, cioè, anche in Metamorfosi la realtà è analizzata sotto tutte le sfaccettature di ogni sentimento. Allora, io parlavo appunto delle cinque forze motrici, però per esempio, per spiegare meglio, ho preso l'amore, il concetto dell'amore, e la forza dell'amore, quindi l'ho messo inizialmente come concetto amore malesigno, poi seguendo con l'amore gatico, poi ho cercato l'evoluzione giungendo ai primi amori, poi all'amore puro, quindi quello verso Dio, e poi all'amore erotico, inteso ovviamente nel termine che posto all'agattico, quindi non al termine erroneo, non so erroneo che se ne fa ai giorni nostri, ma in termini greco, e poi fino anche alla rigenerazione della stessa, sfociando in questo amore deviato che provoca la violenza per esempio sul genere femminile, che è un tema purtroppo molto, sì, molto di cronaca, sentito molto in cronaca, proprio perché sono morte parecchie donne. E molto spesso un amore soffocante e deviato, malato, degenerato può portare a quello che viviamo. Non è bello, però per esempio questo è per indicare che ogni forza motrice è indicata ed è messa nelle varie condizioni. Come può succedere se? Che cosa accade se? Quindi è questo in realtà di base il metamorfosi. Quindi cioè, è un viaggio, è un percorso. E sei tu a decidere quale forma dare queste forze? Sì, quale scegliere, qual è il percorso di che poi si modifica, magari scegli di avere un amore che non sia passionale, ma magari si modifica nel tempo. Metamorfosi si sta molto come concetto. E poi ovviamente c'è la dedica, sì, non è tutta il padre non fa mancare quasi due anni fa, se io sono due anni, e nasce da così. A mio padre, il mio unico eroe, e a tutti coloro che, nonostante tutto, hanno ancora la forza di sorridere. Io credo che sia questo l'importante della vita, riuscire ad andare avanti ascoltando il dolore, e non riuscire sicuri che la vita ti porta ad ascoltare senza rendersi mai, mantenendo sempre quel sorriso di consapevolezza di noi stessi, che è quello che ti manda avanti in un certo senso. Continuando su Metamorfosi, come vedete, come volontari sono 84 pagine, io ho ridotto al massimo le pagine bianche perché sono molto spreco e le accendo in condizioni ebook di Metamorfosi, ovviamente. Io sono convinta che i lettori debbano fare un testo che sia ricco in tutti i contenuti e non di spazi vuoti. Cioè, io ho visto molti libri, molto spesso anche me, che speculano sempre, perché leggo due versi e poi 3-4 pagine vuote. Ora, ognuno è libero poi di me. Io sinceramente ho preso a cuor fare di più e utilizzare una forma economica di stampa, infatti è un'edizione tascabile, il prezzo è contenuto in 12 euro e questo perché io voglio che la cultura venga
cioè voglio suonare e promuovere la cultura in un certo senso, allora si può condividere o meno il mio pensiero, però l'importante è chiarire, che si capisca, che sia condivisibile in qualche modo. Io credo che questo sia il messaggio del lavoro, non è alla fine quante copie vendi, cioè chi fa lo scrittore, il poeta, il narratore, insomma, non lo fa per guadagnarci, lo fa perché è una passione, perché lo sappiamo bene che cioè, sono pochi gli scrittori. Sì. Cioè, allora, poi a parte c'è chi ci specula anche, ma questo un po' in tutti gli scrittori, però le soddisfazioni arrivano che chi veramente ci mette il cuore. Ma poi arrivano secondo me più che dal numero di copie vendute, dal tantale, ossia appunto la notizia si diffonde, si parla di te, viene la curiosità di uno legge, dice all'altro leggilo. E questo è importante, il tantale, per questo sono importanti le presentazioni, per questo sono importanti anche i social media. Sì. Infatti ovviamente io la mia pagina su Facebook o anche su Twitter, insomma sono sui vari social network e metto tutti gli eventi, tutte le premiazioni. Anche gli assaggi, Sì, assaggi, video, c'è un po' tutto, di me, tutto quello che faccio, il mio percorso, anche un motivo. Sì, comunque io con questo, io sono una così da evoluzione. Quello sono io, lo sento tutti, cioè viviamo in un mondo dove c'è un percorso e ognuno di noi si sceglie appunto questo percorso, come dicevamo prima, non solo tramite un libro, ma anche tramite la quotidianità. Quindi è normale che andiamo avanti, quindi c'è chi magari ha una sensibilità più spiccata e riesce meglio a trasmettere le proprie emozioni magari su carta e chi, come il mio compagno, riesce a trasmettere essendo un bilanciere e arrivando agli assoluti italiani e a scuola alla sua venerante età di 36 anni. Cioè, un agonista alla sua età, insomma, è tanto di cappello. Però tornando di nuovo a Metamorfosi, io vorrei appunto ribadire la questione che in parte del ricavato della vendita sarà donata all'anima di Meriobis. Questo. Io ho avuto modo di constatare dove operavo, da vicino, perché adottai tramite loro una cagnolona di 13 anni, che è sempre stata un canine, che è venuta abbastanza male, e era un canine lager, uno dei canini lager della Bologna, nella Lazio, e sinceramente non tirava fuori da là, ovviamente con tutti i rischi del caso. Io già avevo due cani, il cane il suo era un pezzo cane, un cane anziano, che non sapevo come avrebbe reagito vogliato con quei cani di tanti anni, che era stato, invece è stato un cane fantastico, bellissimo. Lei è stata appunto rifiutata dalla nascita da dentro e viveva in una micro gatta, cioè è un cane rosso. Un nome, no? Bella nome, sì. E stava con un altro cane nella sua stessa stanza, io non volevo, al buio con queste grate, l'acqua sporca, anzi che c'era, c'è un disegno sporco, condizioni sanitarie igieniche che erano da fare trappolare la pelle, avevano anche tutti i marchi, tutti i temi di tratta, cioè nelle situazioni allucinanti che non vedendo e non riusciamo neanche a credere, magari quando ce ne riportano non riusciamo sì, a vederle è un altro vedere è veramente un altro effetto, perché veramente ci sono persone che speculano su questi poveri animali, prendono le intenzioni e mi trattano in una maniera. Insomma, morale della favola, io ho tenuto fuori i cani da lì, grazie a loro che mi hanno veramente aiutato su questa musica alla fine, perché ovviamente loro ci prendevano una soluzione alta per tenere quel cane canine anziano, quindi che gli mangiavano di meno, non avevano più problemi, non era
tanto bene. E quindi era appunto in conto male, io l'ho curata, è stato un cane veramente. Nell'associazione, quindi l'associazione mi ha sostenuto questa attenzione e sostiene il cuore dei giovani, i cani ovviamente non sono anziani, ma anche giovani, io non sono uscita quindi quel cane, loro mi hanno aiutato a tirare fuori dalla. Purtroppo è successo che il 13 aprile di quest'anno è morta, è venuta a mancare la mia Calypso, che a gennaio abbiamo scontrato un osso di sarcoma cortoplastico e un tumore al cervello. E l'ho curata, non so se fare legamente la prima cosa, ma non c'è stato niente da fare, perché queste malattie purtroppo sono mortali, quanto un cane di quell'età, però perché... Un'esperienza che mi ha dato molto significativo. Molto significativa, per me è stato veramente un trauma e quindi a maggior ragione voglio tornare a loro perché loro veramente mi hanno dato l'opportunità di salvare questo cane ed è stato un'opportunità per 2 anni, in questi 2 anni non sto vivendo questa esperienza, io sono famiglia. Ripetiamo come si chiama l'associazione? Animal Embryonus. Animali liberi omus. Animali liberi omus. Animali. E l'associazione ha come obiettivo principale, leggo proprio la loro missione, come obiettivo principale la tutela e il rispetto verso gli animali nell'ambiente per limitare il fenomeno dell'abbandismo e l'abbandono, svolgendo attività di sensibilizzazione, adoperandosi a trovare adeguate adozioni per gli animali in custodia presso termini e rifugi. Intende promuovere il rispetto verso gli animali e la loro dignità di esseri viventi. Questa è la cosa importante, la loro dignità di esseri viventi. L'associazione chiede collaborazioni di vario genere, dalla disponibilità di accoglienza temporanea per animali in difficoltà o in attesa di adozioni, alla donazione di materiali anche usato come trasportini, gocce, farmaci, coperte. Quindi ho messo i fogliettini con i numeri dell'associazione, la referente è Caterina Carlo Magno, che ovviamente attualmente è a Roma seguendo l'associazione e io la saluto come già questo video, comunque la ringrazio per il suo grado. E loro hanno fatto notare veramente tanti cani, hanno veramente salvato, cioè ogni giorno anche nel sono loro tutti volontari. Sono tutti volontari e non hanno una sovvenzione, non hanno una sovvenzione statale, quindi lavorano con canini, rifugi, quindi a maggior ragione, se non sono aiutare, vanno sostenuti. E sinceramente io l'ho fatto veramente con cuore, quindi ho fatto questo libro in italiano, vendibile solamente in Italia, perché comunque in italiano, poi può essere anche venduto all'estero, però diciamo che non è Triade è venduto all'estero perché è prodotto. Metamorfosi si è per il pubblico italiano per sensibilizzare. Ovviamente loro non operano solamente nel Lazio, nella regione Lazio, ma fanno anche staffette per tutta l'Italia e comunque lavorano anche con altri canini, associazioni. Mia figlia ha realizzato un cane che l'ha portato una staffetta da Roma. Ah, ecco, allora può essere che sono. Può essere. Su internet. Allora può essere perché comunque c'è anche la pagina da vedere. Un cane è un cane prezioso, quindi ti consiglio veramente di adottare dei canini invece di comprarli, perché l'amore non si compra. Io a proposito, prima di andare avanti a cambiare poi il discorso, volevo leggere la poesia a pagina 30, che si chiama Canine. Proprio io questa la scrissi quando avevo 16 anni, guardando praticamente quello che erano i canini prima, all'epoca era uno scandalo a Roma. Ogni tanto succedono, i cani rientrano, non è che succede lo scandalo. Cambiano regione, però insomma però, canine, gabbie, soffuse da nebbie, animi sommersi nelle inesorabili pene, battiti ricordi di solitudine, voci tremanti cantano, gli spazi che mancano, cani sterilizzate dalle zampe sussine, a causa di abbandoni divini, code mozzate, sguardi lacrimi tra i cani,
sommersi da sisci, attendono. In realtà negata alla cagna abbandonata, inflitta la sua pena, che comacinea. In un canto, senza peli il manto, sola, con cuore infranto, abbandona la vita per colui che l'ha tradita. E questo è... Mi fa pensare all'uomo, cioè proprio al rapporto che l'uomo ha con l'animale. L'animale lo tradisce, l'uomo stesso. L'uomo stesso tradisce. L'animale lo tradisce. Quindi io continuerei, come possiamo vedere, comunque nel libro ci sono numerose prefazioni di, sì, di personaggi, amici, che hanno voluto dedicarmi qualcosa e parlare dello stesso. Io inizierei con il professor Silvano Maurini, che viene dei suoi testi. Lui è il fondatore e presidente del Premio Internazionale di Poesia Lucio Soldati. Lui mi dedica i due versi che sono contenuti a pagina 13. Metamorfosi. L'evoluzione del quasi tutto. Fermarla sarebbe immobilizzare il tempo e le nostre speranze. Nei nostri sentimenti invece il suo continuo avanzare bramoso ci porta anche verso rischiose profondità nel più largo. È così. Quel bisogno smodato di amore puro, che anni mesi ricerca, lo troviamo nelle progressioni poetiche, dai miei occhi in poi, giocando con la biologia della vita, che spesso ci induce a ripartire, prima ancora di essere arrivati. Questo è un verso abbastanza. Questo è il consigliato Maurini, che ha presenziato nella presentazione. Poi abbiamo Norma Zoia, che è un artista paroliere italiano, un musicista, che ha scritto, era paroliere di Teo Scotto, e scrive in merito: così, grazie a uno scatto atemporale, quasi di titoli di coda in calcio, di bibbio e casca, Agnese Monaco prosegue quel solco tracciato in trine, grazie al capovolgimento del linguaggio, simbolicamente alla volta di un doppio infinito, versi densi, seppur leggeri, sospesi tra l'Eden e l'Ader. Non so, è l'invisione che è proprio questo il senso, cioè questo sospendere, esatto, questo linguaggio per sospendere il bene e il male, perché comunque ci barcaminiamo un po', no? Perché è il bene e il male. Poi prosegue il giornalista Michele Laporta, anche il figlio di Gabriele Laporta, suo letto per farla unire l'universo. Questo è il titolo della sua prefazione, e dice: è stato il primo pensiero che mi ha raggiunto, folgorato, accarezzato, nella lettura della commessa Agnese Monaco. Sono entrato in un brillante e ingenerante stato di grazia, ripeto, mi sono ritrovato. La Monaco ha ragione ad aprire un varco all'unica via possibile, quella dell'amore come vita. Poi c'è, tra i vari contributi, c'è Alessandro Agostini, poeta e attuale fondatore di Poeti d'Azione, che nella sua nota dice: l'autrice coglie nella sua lezione di metamorfosi il concetto stesso del femminile, il divenire della realtà della vita, della crescita umana e spirituale, sua e di tutti noi. E poi io, prima di continuare con le preoccupazioni, passerei la parola al professore Scolenici. Che si mette? Buonasera. Buonasera. Comunque, personalmente, come è stato detto, non mi occupo di questo ambito. Ho studiato il liceo classico e all'epoca ero appassionato di letteratura, lo sono tuttora, quindi anche la poesia, e non a caso mi ritrovo la compagna di vita, tale Agnese Monaco, che mi ha voluto qui accanto a lei oggi. Io la ringrazio pubblicamente, ufficialmente.
ufficialmente, per la sua fiducia, insomma. E da parte mia, diciamo, io appunto non faccio parte dell'ambito professionale letterario, quindi mi pongo più come uno del grande pubblico, ecco, quindi sono uno dei quali... appassionato, del grande pubblico appassionato. Esatto, appassionato di poesia. Tra l'altro, purtroppo, devo dire che insomma, è un settore, a parte il fatto che proprio l'editoria, si può dire, un po' in crisi, non ci sono. La poesia, sì, ancora di più, è un settore un po' particolare. Esatto, però ci sono appassionati come Agnese che davvero, ai quali penso dobbiamo tanto, perché ci trasmettono quelle che sono delle sensazioni, delle emozioni forti che vengono da dentro e le rendono, cioè, ce ne fanno dono, insomma. Infatti, cosa dire di Agnese Monaco? Io ho fatto qualche mia riflessione personale, ho messo, l'ho puntata qui con qualche riga, e devo essere sincero, la prima cosa che penso quando penso ad Agnese è proprio questa fortuna che mi sento dentro di conoscerla, in quanto appunto ha fatto dono, come attraverso il suo libro, a me personalmente ha fatto dono di quello che sono appunto le sue emozioni, che sono emozioni piuttosto forti, e quindi sono delle sensazioni, direi, uniche, che provengono appunto dal suo ego, hanno origine nel suo cuore. È ovvio che, come si diceva, sono molteplici, quindi da quelle che sono le paure, le angosce, come diceva la signora qui presente, però è la vita che è fatta di tante situazioni, cioè sarebbe bello avere una vita tutta rose e fiori, ma purtroppo sappiamo che la vita è un'alternanza di cose belle, cose brutte e quant'altro, ed è questo metamorfosi, questo penso l'animo di ognuno di noi che vive la propria vita, e ovviamente non tutti noi riusciamo a portarlo fuori e metterlo nero su bianco, così come riesce perfettamente, posso ben dire, Agnese. Ovviamente, oltre a quelle che sono le angosce, le paure, i dolori che la vita purtroppo inevitabilmente ci dà, ci sono anche pagine d'amore, come se ne è parlato prima, l'amore con tutte le sue sfaccettature, alcune poesie che portano un po' al senso di pace, la voglia di trovare la serenità che tutti desideriamo nella vita, e quindi si arriva appunto al desiderio di amore come appunto come inno alla vita, sostenuti da una profonda fede, così come si vince dall'universo di Agnese, e dalla voglia di lottare per migliorarsi e per far migliorare gli altri, affinché tutti possano approdare in un mondo migliore, insomma, come una nave in tempesta alla ricerca della terraferma. Devo dire che la sua spiccata sensibilità d'animo, visto che è questo che sto sottolineando, è sicuramente un'arma a doppio taglio, perché è ovvio che rappresenta la sua fragilità, però rappresenta anche quello che è il suo talento. Grazie a questa sua spiccata sensibilità riesce a tirare fuori quelle che sono le sue opere come Metamorfosi, ma anche come quelle precedenti, perché diciamo ce ne sono anche delle precedenti, e quindi lo fa attraverso poesie, e nel caso di Metamorfosi anche attraverso ismi, haiku, paradossi o simboli. Ecco, io poiché faccio parte più del grande pubblico che del settore letterario specifico, ecco, giusto per dare qualche spiegazione, qualcuno si potrebbe chiedere, come io personalmente mi sono chiesto, ma cosa sono questi haiku, per esempio, no? Non so se vogliamo parlare. Gli haiku sono dei brevi componimenti solamente per versi, dove
c'è un punto spasmonico nelle sintesi. Il primo verso sono 5 sillabe, il secondo 7 e il terzo verso sono 5 sillabe. Che cosa accade? Il primo verso indica quello che è la situazione, il secondo verso amplifica il primo verso, dando quindi un clou alla situazione iniziale, mentre il terzo verso deve rifarsi al primo verso e stravolgere totalmente il senso del secondo verso. Detto così sembra chissà quale atrocità, però in realtà è molto più semplice, neanche molto più carino. Esempio, a pagina 72, c'è scritto: tu camminavi sola e desolata, con mani forti. Tu camminavi, indica personaggio della situazione, sola e desolata, indica, è un ampliamento del primo verso. Il terzo verso dice con mani forti, quindi stravolge la solitudine e la desolazione nel secondo verso e si rifà al primo verso, camminando con mani forti. Quindi per una volta, cosa significa questo haiku in realtà? A prima vista non si riesce bene a comprendere il senso, però pensiamoci, qui davanti c'è un bellissimo parco, dove è un po' meno, pensiamo di camminare in questo parco, da soli, no? E non c'è nessuno in quel momento, vedi solamente distese dentro, e ti senti sola e desolata, perché ti manca quel qualcosa. E in quel momento che stai camminando ti rendi conto che la persona che ami, in qualsiasi modo tu la ami, ti sta tenendo la mano e ti sta dando la forza per andare avanti. Quindi ecco che stravolge il senso. Quindi c'è il senso intrinseco di questo aiuto, alla fine è proprio questo, che abbiamo un bisogno in quasi voglia di un sostegno di stare bene, comunque, che sia questo sostegno si può avere nella religione, nell'amore di un compagno, nell'amore di una famiglia, di figli, qualunque esso sia, però è un sostegno, un sentirsi protetto in qualche maniera da qualcuno e da qualcosa in un certo senso. Quindi è questo il senso dell'aiuto, cioè una visione molto profonda, definisce gli aiuti. Ultimamente stanno scuolando anche in Italia, però è sempre un pubblico di nicchia, come anche per la poesia. Perché questo? Cioè, in Giappone il 90% delle composizioni sono haiku, perché ovviamente sono scritte in kanji. I kanji sono la loro scrittura, il loro, tra virgolette, alfabeto, essendo ideogrammi, essendo comunque una scrittura di ideogrammi, sono suddivise in maniera diversa da quelle che viviamo noi sinapicamente nel mondo occidentale. Quindi anche loro hanno un simbolo che rappresenta un concetto, quindi secondo me è un haiku, per loro è molto più semplice rispetto a noi, è anche un giudizio più mnemonico, molto spesso mi usano fare anche ai bambini nelle scuole per farli imparare ad avere questa maestria di linguaggio. Esatto, costruiscono, tra virgolette, a questa maleabilità della lingua, cosa che in Italia si pensa, cioè, molti anni fa c'era anche come materia la calligrafia, no? Sì, tantissimi anni fa, in Italia, adesso c'è chi scrive con le zampe in agarmina, c'è chi scrive in maniera più consona, abbiamo più lo stesso la stenografia. Esatto, la stenografia utilissima, perché io comunque scrivo anche per riviste testate varie, quindi la stenografia è molto utile, perché se devi comunque appuntarti qualcosa, sai prima, cioè anche quella è stata tolta dalle scuole, non si sa, molto più pratico, molto più veloce, cosa che comunque si passa anche quello, si è spinta. Infatti molti professori che avevano la cattedra, no? Non
stati soppiantati. Sono stati soppressi. Non è un trattamento testo, è una materia che non ha nulla a che fare con la stenografia. Questo appassionato di stenografia, sono dovuti rassegnare questa nuova materia. Ma questa evoluzione alla fine è un'evoluzione o un'involuzione? Cioè, io ho studiato anche calligrafia giapponese antica, che si vede sulla carta di riso, poi che ovviamente amando l'arte, per loro quel tipo di calligrafia è una forma di quadro, un quadro. Quindi anche imparare la calligrafia ti fa addentrare meglio nel mondo. Io ho studiato un po' appassionata, non si sono veramente, a parte che è molto rilassante, però è importante, è veramente importante saper scrivere non solo quello che scrive e quello che scrive, ma anche graficamente. Anche se abbiamo un computer, io sono molto confuso tutto quanto, però quando poi devi scrivere una cosa a mano, a me cambia ancora, e a me piace scrivere a mano. Come prendi lingue di quello cartaceo, ma lì è un po', nonostante la tecnologia ci fonga comunque lì un po'. Alla fine io credo che sia tutta un'altra, un ricordo, una sensazione, un sentimento, un toccare, un vivere, praticamente osservare. No, e conosco un insegnante che fa anche corsi di scrittura e lei dice che i suoi corsi regala a tutti un amico e un quaderno di carta, perché secondo lei il numero della carta, il segno del tratto dell'amico, poi l'amico è anche compra l'amico extra fine, punta cristal, perché così non sbaglio il segno. E costa tremendamente con quello che in realtà sono io ho una scrittura pessima e quindi cioè, l'estetica del gesto mi piace, ma non riesco ad averlo, per cui mi perdo qualcosa sicuramente. No, poi ognuno la vive in modo diverso, cioè, io la penso in questa maniera, cioè, mi piace proprio graficamente il colore, punteggiata, cioè, non è che scrivo poi chissà cosa, cioè. Però mi piace scrivere punteggiata, mi sa più, a me non dice più, è più colorare, sottolineare, so. Sì. È un po' nella mia tana. Dei quadri che... Esatto. E poi, vabbè, quindi è questo. Poi, invece, vogliamo tornare su... Ci sarebbe da spaziare, insomma. Sì. Diventerebbe piacevole ma anche un po', diciamo, sì, andremo a dilungarci, rischiamo di dilungarci, no, più che altro io andrei a chiudere perché poi è stato già ampiamente trattato quanto dovuto con il nostro dottoressa che ho studiato oggi qui da morto. E quindi vabbè, il mio compito si è anche ridotto, diciamo, drasticamente, fortunatamente o sfortunatamente, però volevo sottolineare ancora qualche ultima nota dicendo, tornando al fatto che Agnese appunto non si limita nel tirar fuori che è il suo stato d'animo, e facendo riferimento a questo mi piace leggere alcuni suoi spunti riportati appunto dalla depressione, dove dice: non bisogna aver paura di mostrare ciò che realmente siamo. Quello che ci distingue gli uni dagli altri è la nostra essenza e non i tratti somatici o quant'altro. E poi continua dicendo: consumiamo i nostri giorni nell'utilità d'affanni senza conservarne memoria. Dovremmo riscoprire un'adeguata educazione alla sensibilità e alla comprensione delle varie arti poetiche ed artistiche. Forse ci sarebbe un bisogno smodato d'amore puro. Forse dovremmo solo aprire gli occhi per iniziare a sognare. E queste sono delle parole che mi hanno colpito e molto rende alle Parisi in questa occasione, perché poi da qui si evince come Agnese appunto ci suggerisce l'amore quale unico sentiero
percorribile alla ricerca della vita. E facendomi sempre questo, mi è piaciuta anche una bella poesia che appunto dice: amami fino a che le tue labbra non si congiungono alla mia anima. E qui vediamo il senso proprio di quello che è l'amore interpretato da Agnese, cioè come un amore si può dire puro, perché fa riferimento proprio a questo accostamento delle labbra all'anima, ci fa capire proprio la purezza d'animo che si porta Agnese dentro di sé. E sottolineo insieme a questo cosa che, se non sbaglio, è già stata detta, che mi piace ribadirla. Assolutamente richiamerei anche, se non sbaglio. Beh, io direi di continuare al nuovo con la risposta. È stata gentilissima. Io continuerei dicendo questi tre diversi, pagina 48. Lo stringo ciò che non sono. Lo scrivo ciò che non sono, non esterno ciò che non vivo, non vedo la mia arte, come nulla che anni da macello, pezzinini e bugiani battiti. Io regalo le interpretazioni nella mia anima. E questo perché io sono contro ogni tipo di costruzione morale, a prescindere, io non sono dell'opinione che la propria arte riguarda nel mondo. Vendere di più per un consumismo e tutto quanto. Bisogna fare le cose perché ci si crede veramente. Io quello che scrivo, come lo scrivo, è perché ci credo veramente in quello che faccio. Non dico menzogna, al cuore io non racconto l'ingegnere, racconto la realtà. Quindi può essere angosciosa, come può essere gioiosa, a seconda del fatto. Guarda lo salvani, e si guarda dell'interpretazione dell'animo. Diciamo che più delle volte l'ispirazione che proprio lo stato d'animo, che sfortunatamente non è giustissimo, è da lì che si compongono spesso e volentieri le opere più. Io ho scritto anche opere teatrali, che sono andate a Cristiano a Roma. Abbiamo fatto uno spettacolo per ricordare la figura del suo ufficiale di Santa Sana, che si è chiamato Agnese, e quindi ho voluto fare tutto un lavoro di adeguamento del personaggio ai giorni nostri, rispetto a mantenere una comicità pulita di Santa Sana, che chi più sia, dove però non c'è un Ciccio di Assia che facesse la spalla a un Franco Franci, quindi era ancora, diciamo, è stato un bel lavorone. Quindi non è da escludere che in futuro potrebbe presentarci qualcosa che possa rallegrare i nostri amici. Siamo stati parlavamo sulla forma grafica dei componimenti. Sì. Ha mutato. Ha mutato perché è proprio come se fosse un disegno, quindi una forma con proporzioni a scalare. E volevo sapere se aveva fatto molto esercizio per raggiungere questa disposizione del testo. Allora, il testo, questo esempio, sono proprio una freccia. Sì, io il testo molto spesso lo studio comunque a tavolino, in un certo senso, a me piace graficamente anche lo strano, quindi mi è capitato che ho fatto poesie magari che riguardavano la frutta e magari mettevo la forma di sapera, sì. Per esempio, o comunque delle forme che o delle parole che apparissero graficamente ad indicare una situazione, un evento, un messaggio nel quale è stato subliminale. In quello dico che comunque per me la scrittura è importante, perché non è solo quello che si scrive, ma come lo si scrive, come lo si interpreta.
diretta, e poi non è una metamorfosi, su un'emozione, questo è un pantarei, no? È un pantarei di emozione, di emozioni, questo è quello che vuole andare, in realtà. No, giusto. Il segno grafico, la veste grafica, sì, la disposizione del testo nella pagina ha la sua importanza. È comunque una forma di simbologia primaria, perché anche venendo graficamente un modo, hai già l'idea del... trasmettere già un primo messaggio. Sì, la disposizione si trasmette già una lettura che deve essere fatta. No, ma anche un punto in più, una parte di la parte degli anni che ho messo anche l'Occidente e l'Oriente. Quindi rimane a parte con questi segni grafici neri, che mi dicono netto distacco, ecco adesso mi distacco, adesso mi evolvo interiormente e faccio questo passo di metamorfosi. Beh, torniamo al discorso, nulla è lasciato a caso, insomma, per segno la grafica. Quindi io vi ringrazio veramente per... Noi ringraziamo voi e speriamo alla prossima presentazione di un altro testo, magari a caso. Molto molto volentieri, io non vedo l'ora di ritornare sinceramente, perché mi sta benissimo, è veramente bella questa biblioteca, ci sono molti laboratori proprio per i giovani e sinceramente sono delle grandi iniziative, quindi io ovviamente vi invito ad andare su internet a cercare informazioni sulla biblioteca, perché non lo guardo ovviamente, non so chi vuole guardare lei. La pagina di Facebook sinceramente non me la ricordo. Comunque Biblioteca Borges e chiocciola.comune.it e c'è il sito. Poi dal sito c'è l'indicazione per Facebook. Comunque basta cercare Biblioteca Borges e la trovate, comunque la troverete anche tra i miei contatti. Il mio libro è ovviamente disponibile, chi non volesse vendere. Già catalogato, aspettavamo solo questa presentazione per rispondere alla novità e ringraziamo. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie Bologna. Prego, prego.